quando ho avuto la notizia di dover rappresentare l'Italia è stata una notizia bellissima per me, anche perché prima d'ora non me lo sarei mai aspettato. Ovviamente c'è stato tanto lavoro dietro per arrivare a questa bellissima notizia. La prima persona a cui l'ho detto è stata la mia amorosa, che ovviamente era con me, abbiamo letto insieme. E è stata una notizia molto, molto bella e soddisfacente, ecco. La disabilità innanzitutto va accettata, se no non si va avanti. Mostrarla con orgoglio dipende, secondo me. Cioè, c'è chi deve farlo per sentirsi, diciamo, più al sicuro, e chi non ne ha bisogno perché comunque è già, diciamo, sicuro di se stesso. Poi ovviamente mostrarla aiuta anche a motivare delle persone, quindi direi di mostrarla, cioè sono a favore, come me, di chi lo fa vedere. Per esempio, c'è chi è amputato, ha paura di stare in pantaloncini, eccetera. Io, per esempio, all'inizio avevo questa paura, questa vergogna, diciamo, però andando avanti con il tempo ho capito che riuscivo a dare anche motivazione alla gente come me o peggio di me per andare avanti, quindi mi sono mostrato, ho cominciato a mostrarmi come sono e ne sono fiero. A Parigi verranno allora quasi tutta la mia famiglia, i miei due figli, la mia ragazza, tutti i suoi genitori, tutti i miei amici da Milano a supportarmi e poi, se riescono, anche i miei genitori da Milano. Casi di bullismo non direi proprio, magari sfottere magari sì, però bullismo no, anche perché comunque sono abbastanza bello grosso, non grossissimo, ma in forma, ecco. Poi non sono uno che, se mi dici qualcosa che non mi va, ti rispondo anch'io, ovviamente non esagerando, ma ti faccio capire che la devi smettere. Quindi bullismo non direi, ma prese in giro ne ho avute, sì.